Cari amici, guardate che panorama meraviglioso. Siamo a Molveno, nel cuore delle Dolomiti, là dietro c'è il lago. Adesso vi faccio vedere una sorpresa. Cioè, vi immaginate nel Trentino di trovare Zac! Peter Blanchet. Ecco. Allora, vi dico subito che è uno dei più grandi palleggiatori che io ho commentato. I palleggiatori li ho commentati tutti i top player, tutti. Peter, sei sul podio, eh? Te lo dico. Oh, sul podio dei grandi. Grazie, grazie. E non solo per l'altezza. Ormai siamo qui a quasi 800 metri, 850 metri, ma comunque era una grande sorpresa di incontrarti. Sembra ieri. È ieri. E guarda, adesso faccio un po' fatica a parlare in italiano, ma comunque un bel po' di italiano ho imparato dalla TV, proprio ascoltando te, commentando le partite. Quindi, grande. Lorenzo, grazie. Ci vediamo fra 20 anni. No, forse no. Un po' di meno. No, fra 20 anni sicuramente sì. Allora, Peter, innanzitutto non è che parla bene l'italiano, di più. Io in olandese non so niente, anche perché è una lingua un po' complicata. Ti aiuto un po'. Dai. Dico anche che se avessimo dovuto chiamare, adesso lo possiamo svelare, i giocatori olandesi con la pronuncia corretta, nessuno avrebbe capito niente. Dici solo Grozen, come si direbbe? Grosser. Sì, buonanotte, arrivederci. Buonanotte, Guido Gürzen, Richard Schuil. Scui, com'è invece? Schuil. Ecco, sì, buonanotte ragazzi. Okay. Com'è la pallavolo? Fai ancora? Giochi ancora? No. Come no? Sì, un po' di beach volley, lì, a Molveno Beach. Okay. Domani però solo quando è buio, perché non, in realtà a luci non mi faccio più vedere. Allora, ascolta, cos'è stata la pallavolo, cos'è stata l'Italia per te, Peter? Wow, un bellissimo ricordo. Italia è il mio secondo paese, torno quasi ogni anno, da sud a nord, da Catania, da Napoli, da Milano, da Treviso, da Verona, da Molveno. Quindi vi piace da Dio qua il vostro paese, si mangia bene, clima da Dio e ci vede anche dei bei amici anni fa. Quindi dove cammini non conta, trovi sempre qualcuno che ti conosce o viene dal mondo del pallavolo. Quindi che bello sport. È il mio secondo paese. Che bella la pallavolo, è un bel mondo. Bello, veramente. Sì. Allora, Peter, a parte quella finale olimpica di Atlanta, che non mi ricordo, ragazzi, non mi ricordo cosa è successo perché l'ho più o meno rimossa, in Italia ti sei divertito tantissimo, hai vinto tantissimo, sono stati anni meravigliosi della tua vita e della tua carriera. Siamo stati fortunati anche, facendo parte di una squadra così come la Maxicono Parma o Sisley Treviso, guarda, sono stato proprio anche fortunato giocando con questi giocatori forti. Mi hanno fatto crescere anche lì, sai? E devo dire la verità che il titolo olimpico olandese, secondo me, anche avete aiutato un bel po' a far crescere i giocatori olandesi qui in Italia. Devo dire che questa è una storia che si ripete. Quasi tutte le squadre che poi hanno vinto le Olimpiadi avevano giocatori che in quei campionati erano tutti nel nostro paese. Il Brasile, voi, la Serbia, la Russia, insomma, praticamente è una storia che si ripete. Sta tornando un bel campionato, quello italiano, bello. Arrivano tutte le stelle. Sì, ma avendo un campionato così, giochi due o tre volte alla settimana una partita che conta, così cresci anche da giocatore. Mi dici, prima di salutarti e poi ci vediamo un giorno qui a giocare a beach volley, com'è la pallavolo in Olanda adesso? E il campionato non è un granché, tutti i giocatori giocano fuori all'estero, invece in questo momento stanno giocando per la qualificazione per Tokyo, come la squadra italiana a Catania. In Olanda giocano a Rotterdam. La nazionale c'è. L'ultimo mondiale arrivavano ottavo posto, quindi non è male, ma guarda, c'è ancora una bella differenza fra arrivare sul livello podio che invece dove sono loro. Secondo me fanno anche fatica a vincere domani contro Stati Uniti. Se lo fanno sarà una grandissima sorpresa, se no, seconda possibilità a gennaio, ma facciamo fatica. L'ultima volta all'Olimpiadi era 2004, quindi è già un bel po', è una bella differenza. Allora il torneo di qualificazione europeo di gennaio sarà molto duro, perché insomma tutte le squadre che rimangono fuori sono veramente molto competitive. Hai parlato di Rotterdam, mi dici per salutarci cosa fai adesso a Rotterdam? Sono diventato lì general manager della Rotterdam Top Sport, si chiama, quindi ogni evento di Top Sport viene organizzato da Rotterdam, dall'agenda dove lavoro io, quindi tennis, maratona,
tornei di qualificazioni, anche programmi nazionali per i water polo, non so, polo sull'acqua, sì, come si dice, water polo. Pallacanestro anche, c'è anche la squadra di Feyenoord che fa parte di questo pallanuoto, gruppo. Pallanuoto, ecco, pallanuoto, pallanuoto. Ma comunque mi diverto lì e comunque ho lavorato anche adesso, sto lavorando ancora l'ultimo mese dentro il mondo del skateboarding, quindi non ho mai usato un skateboard, ma comunque sto lavorando lì come, come TD. E mi diverto anche. Bene Peter, è stato veramente un piacere, devo dirti che sembri sempre un ragazzino, perciò fa bene l'aria italiana ma anche l'aria olandese. Peter, è stato un vero piacere, grande Peter. Ciao ragazzi, ciao, a dopo. Ciao.